All'interno del Festival delle Migrazioni di Torino del 2023 è stata organizzata una camminata decoloniale, un'iniziativa dello storico Gabriele Proglio, professore dell'Università di Pollenzo, che ha l'obiettivo di raccontare luoghi di Torino legati in qualche modo al colonialismo. Tra una tappa e l'altra abbiamo chiesto a Proglio quale sia lo scopo di questa camminata. Leggere delle continuità che riguardano il passato sul presente. L'immigrazione è chiaramente lo sbocco principale, quella contemporanea, ma anche quella dal sud degli anni 50 e 60, e come dei corpi che, delle persone che erano quelle legate all'Africa, e non solamente all'Africa, sono state raccontate, descritte, analizzate, normate. Ecco. Il termine colonialismo qui viene usato in senso ampio, c'è il periodo strettamente coloniale, la prima metà del Novecento per l'Italia, oppure fasi successive che hanno avuto a che fare con sfruttamento e migrazioni, con tutti i solchi profondi che questa storia lascia ancora nel nostro mondo. Sicuramente c'è una parte che riguarda le risorse, di come vengono prese, utilizzate da parte dell'Europa e dei paesi più ricchi. C'è anche una questione legata alle frontiere, no? Far passare capitali e materie mentre bloccano direttamente le persone e in più delle volte definiscono anche il loro posto nella società europea, che solitamente è legata al lavoro, sono dei lavori molto umili, degradanti, poco pagati. Il percorso che abbiamo seguito tocca solo una piccola parte della città, ma di luoghi storicamente interessanti in questo senso. Ce ne sono su tutta la cartina di Torino. I luoghi sono parecchi, quelli al Valentino, per esempio le esposizioni internazionali 1884-1911 rappresentano la prima colonia italiana di Assab e lo fanno con uno zoo umano. L'odonomastica, penso a Piazza Massaua, Piazza Derna, insomma l'utilizzo dei nomi che riguardano il colonialismo è un altro elemento interessante. Poi ci sono altri riferimenti che riguardano più le scienze, no? Quindi i vari musei che in qualche maniera hanno raccontato gli altri luoghi. Qui sono veramente moltissimi, dall'Ombroso al Museo Egizio, insomma si crea un sapere che è coloniale. E poi ci sono i luoghi proprio dell'immigrazione, per considerare quella che è l'alterità, che una volta era quella coloniale, invece come qualcosa che arriva sul presente postcoloniale e che però ha uno sbocco diretto. A colpire nel corso della camminata è il fatto che Proglio non si limiti a raccontare le storie nascoste di piazze, targhe e numeri civici, ma inviti spesso il pubblico ad intervenire con domande o testimonianze per attivare conversazioni libere sul tema. Perché? Perché appunto la memoria non sta nei monumenti e neanche in quello che si sceglie di ricordare o dimenticare, ma sta nelle persone, nello spazio pubblico.